La Galleria Frilli nasce nel 1860 in Via dei Fossi come studio di scultura per la replica di statue di marmo ed alabastro tratte da originali. Nei primi del Novecento a tale tipo di attività si affianca quella di mio nonno Ferdinando, che fornisce la galleria di statue di bronzo fuse a cera persa tratte da calchi sull'originale. La Galleria Frilli è sempre stata famosa per la affidabilità e la qualità, tanto che nel 1990 fu dato incarico a mio babbo Aldo di replicare la Porta del Paradiso. La Porta del Paradiso fu donata a Firenze da Motoyama, un mecenate giapponese. I rapporti con l'opera del Duomo si consolidarono a tal punto che nel 2012 fu dato incarico alla Galleria Frilli di riprodurre la Porta Nord. Questa volta non avevamo i calchi, quindi siamo dovuti ricorrere a una scansione in tre dimensioni. Questa porta fu donata alla città di Firenze da un'associazione, la Guild of the Dome, di cui mio fratello Enrico era promotore e fondatore. Nel 2016 ci fu richiesto di produrre la Porta Sud, quella di Andrea Pisano, e forti dell'esperienza delle precedenti realizzazioni, siamo riusciti in 3 anni a poter consegnare la porta. Ringrazio per la tenacia, la capacità e l'orgoglio di appartenenza i miei nipoti Clara e Federico e i miei figli, senza i quali probabilmente non saremmo arrivati a questo risultato. Siamo alla quarta generazione, speriamo nella quinta e la scultura è la nostra missione. La fonderia Sciglia e Carrai, dopo aver eseguito la copia della Porta Nord del Battistero di Firenze del Ghiberti, nel 2016 ha avuto incarico dalla Galleria Frilli di realizzare anche la Porta Sud del Battistero di Firenze di Andrea Pisano. Non avendo i calchi originali, siamo ricorsi a una scansione 3D di tutta la porta e una prototipazione in resina di ogni singolo elemento della porta. Queste scansioni erano fedeli nei volumi, ma erano totalmente assenti di dettagli. Grazie alla nostra esperienza e alle nostre maestranze siamo riusciti a ottenere una copia di tale raffinatezza in soli 3 anni e siamo orgogliosi di poterla mostrare alla nostra città e siamo pronti per nuove sfide di tale bellezza.